un gombò in grosso Colì. eccoli, sono questi, magari hanno qualche problema, quindi questi stanno a casa, il resto tutti a disposizione. Sedi per la prima volta in settimana si è allenato con la squadra e non ha problemi, questa è una bella novità. Chiaramente ci vuole ancora tempo per farlo integrare, per farlo mettere a livello degli altri, però sono contento che ha ripreso ad allenarsi con noi. Perché io penso che Baldini stia facendo molto molto bene e lo stesso ha fatto Frattesi sia a Foggia sia da domenica quando è entrato, quindi lì c'è un ballottaggio positivo perché comunque sono due giocatori che hanno fatto molto molto bene. Deciderò sicuramente domani con calma, ragionando un pochettino anche sulle caratteristiche del Perugia, sulla situazione attuale nostra, ma ben vengano questo tipo di ballottaggio. Fisica, diciamo, siamo giusti, non è che siamo una squadra fisica, secondo me noi dobbiamo essere bravi a iniziare a fare bene le cose su cui lavoriamo. Sono sicuro che andremo a fare una grande prestazione. La squadra è viva, la squadra ha voglia di voler far bene. È una partita su cui teniamo tanto perché c'è da sottolineare sempre questo grande, grande attaccamento dei tifosi perché ho saputo che arriveranno in mille e più lì a Perugia. Quindi dobbiamo andare veramente oltre i problemi che abbiamo perché è chiaro che siamo ancora in fase di costruzione. I giocatori sono arrivati da poco. Quindi però con questa spinta qua dobbiamo assolutamente far bene. Poi sappiamo che arriverà anche il presidente a vedere la partita, quindi ci teniamo veramente a fare una grossa prestazione. Noi dobbiamo cercare di giocare a calcio, giocare in velocità, magari più di quello che abbiamo fatto con il Cosenza. Dobbiamo cominciare ad avere bene in mente i punti di riferimento in campo. Perugia devi essere bravo a giocare perché se ti giocano loro hanno delle individualità che sicuramente ci potranno mettere in difficoltà. E poi spero in questo momento qua di far risultato perché siamo agli inizi, abbiamo bisogno di qualche episodio favorevole per noi, perché comunque se riusciamo a far punti in questo momento qui, poi si potranno vedere delle belle. Tantissimo Andrea perché in questi mesi che abbiamo lavorato insieme è veramente stato un professionista, mi ha dato una grandissima mano e quindi diciamo sotto questo aspetto qua mi dispiace, per me è stato sempre il capitano, anche quando non ha giocato. È chiaro che lui secondo me ha fatto una scelta dove vuole essere ancora un protagonista assoluto, qui chiaramente gli era aumentato di tantissimo diciamo, la concorrenza nel ruolo, quindi di conseguenza sono scelte che si fanno da rispettare, è un grosso in bocca al lupo a lui. Stella sta facendo capitano lui, penso che sarà lui a Perugia capitano. Ma questo dimostra diciamo, la voglia della società di essere attiva sul mercato e di cercare di fare il tutto per far bene ad Ascoli, perché comunque Ascoli, abbiamo sempre detto, merita veramente una squadra di vertice. Però il campionato è duro, il campionato è molto molto duro. Ieri ho visto Cremonese-Palermo, sono squadre attrezzatissime anche loro. Sicuramente ci voleva una sterzata da parte diciamo, della società nel rinnovare, nel rinforzare un po', nel cercare di rinforzare tutti i reparti e quindi si stanno adoperando in questo. È chiaro che speriamo che adesso sul campo tutto il lavoro fatto possa ripagarci.